Buonasera a tutti, benvenuti nel canale e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi parliamo di una tendenza di cui vi ho parlato anche nel video appunto delle tendenze primavera-estate che sono uscite e questa tendenza è la gonna a matita midi o comunque lunga. La gonna di cui vi parlerò io oggi è una gonna lunga in jeans nera con spacco davanti che ho trovato sul sito di Stradivarius. Mi è piaciuta tantissimo, ho deciso di acquistarla e basta, niente, volevo farvela vedere, volevo farvi scoprire qualche modo per indossare questa gonna che a me piace davvero davvero tantissimo e credo che insomma la sfrutterò tanto anche durante la primavera ma anche durante l'estate. Ad ogni modo, prima di iniziare, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se i miei contenuti vi piacciono e di seguirmi su Instagram. Inoltre, se vi va, lasciatemi un like. Detto questo, come sempre, iniziamo subitissimo con il video. Primo outfit ho pensato a una cosa super casual e quindi ho pensato alle sneakers. Le sneakers sono una calzatura che indossiamo tantissimo e che ci viene incontro durante la vita di tutti i giorni. Ho abbinato alle sneakers una camicia in cotone di questo colore azzurro che mi ricorda la primavera, che io indosso veramente molto volentieri in primavera. L'ho abbinata con sotto un dolce vita bianco perché comunque ora non è ancora così caldo da poter tenere solamente la camicia, quindi ho pensato di indossarla appunto con un dolce vita bianco. Per quanto riguarda invece la borsa, sono rimasta sul semplice, ho scelto di indossare la mia borsa a tracolla twin set per regalare insomma a questo look quel tocco un po' più fresco e veramente casual, un look da indossare veramente tutti i giorni. Secondo modo, con gli stivali, mi piace tantissimo indossata con gli stivali. Credo sia una gonna che si presta bene, soprattutto con lo stivale nero con il tacchetto kitenail un po' a punta, così mi piace tantissimo indossata in questo modo qui. E appunto l'ho abbinata con i miei stivali, quelli che avevo preso su Zalando qualche tempo fa. In abbinata a questo, come capo nella parte superiore, ho messo la mia giacchina di H&M Simil Chanel, che è quindi cropped con questi bottoni gioiello super, super eleganti e super femminili, e sono poi andata a completare il look con la mia nuova borsa a mano, quella pelusciosa in finta pelliccia. Anche questa l'avevo trovata su Zalando e trovo che vada a completare divinamente questo look che mi piace veramente veramente tanto, perché è un look molto femminile, lo trovo un look quasi signorile. Altro look, ho pensato ad uno dei basic da avere nel nostro guardaroba, come vi dicevo l'altro giorno, anzi in realtà qui i basic sono due, e sono la t-shirt bianca e il cardigan. In questo caso io ho abbinato questa t-shirt bianca semplicissima in cotone con questo cardigan peloso che è vecchissimo, di qualche anno fa, di Pittarello. È un cardigan cropped ed ha questi bottoni gioiello che rendono il tutto molto femminile. Per dare un sacco di contrasto alla parte superiore ho deciso di indossare i miei combat boots, quelli che ho acquistato, sapete, di recente, che insomma sono questi stivali con questa suola a carro armato molto importante, e mi piace insomma tantissimo anche questo look che ho poi alla fine completato con la mia borsa, anche in questo caso pelosa e nera. Questa è vecchissima, lo sapete, ma potete trovarla su Amazon. Comunque, come sempre, vi lascio tutti i link, mi raccomando, in info box. Andate sempre a vedere l'info box perché io ci perdo le ore per completarlo per voi.
Passiamo ad un altro modo e secondo me questa gonna sta benissimo con i maglioncini un po' over, quelli che vestono un po' over, un po' a scatola, perché infilando il maglioncino nella parte davanti, quindi mostrando il punto vita della gonna, il look risulta un look molto comfy, molto comodo, mi piace tantissimo. In questo caso ho abbinato questo maglioncino vecchissimo di H&M, questo è un maglioncino a scatola di questo color tortora che mi piace davvero tanto. Ho indossato anche la mia cinturina Ralph Lauren marroni, questo marroncino un po' scuro che si adatta bene perché è un marrone freddo e si adatta bene con il color tortora del maglione. Per quanto riguarda le calzature, ho voluto indossare i miei stivali, quelli color tortora, per riprendere appunto il color tortora del pull, e anche per quanto riguarda la borsa volevo proprio riprendere il color tortora, e quindi sono andata ad indossare la mia nuova borsa con manici in legno e con finta pelle intrecciata nella parte anteriore, e devo dire che il look mi piace tantissimo, un look molto molto bello, mi si addice molto. È un look secondo me anche molto stiloso, che sta molto bene. Quando indossate la gonna lunga, per quanto riguarda il capospalla, io vi consiglio di indossare un capospalla o che vada a coprire tutta la gonna, quindi che sia un cappottone super lungo come il mio cappotto nero di H&M, che quindi mi va a coprire bene anche il finale della gonna, oppure andate ad indossare un capospalla che sia un po' più corto, può essere sia un capospalla un po' più cropped, ma anche che va leggermente sotto la vita. Questo tipo di gonna inoltre, se sotto indossate, non so, tipo un dolce vita aderente, mantenete tutta una linea aderente come la gonna, sopra potete andare a indossare anche un capospalla che sia un po' più over, come anche un bomber jacket, che io però al momento non ho e non riesco a trovare, se no mi piacerebbe tantissimo l'effetto. Questo un po' per farvi capire con quale capospalla spalla si può indossare una gonna del genere. Passiamo adesso ad un altro look, e qui volevo provare ad indossarla con gli stivaletti beige per mostrarvi che questo tipo di gonna sta molto bene anche con gli stivaletti con i tronchetti, perché in realtà, essendo così lunga, va a coprire la parte finale dello stivaletto, quindi è più sotto della parte finale dello stivaletto, e quindi non va a tagliare la figura, quindi sta molto molto bene. Nel mio caso ho indossato questi stivaletti beige, e per riprendere un po' i colori del look ho voluto indossare questa camicia floreale di H&M con questo tessuto scivolato color panna e nero, e con questi fiori super mega stilosi e giganti. Come borsa sono andata ad abbinare la mia borsa di twin set, che è uno stile molto classico, e per dare un tocco di contrasto a uno stile così classico sono andata ad indossare il chiodo in finta pelle. Lo so che al momento non è stagione, però io volevo comunque proporvi anche degli outfit che potessero andare bene per la prossima stagione, quindi per la primavera, quando ci saranno insomma temperature un po' più miti, un po' più calde. Passiamo ad un look per la sera. Qui volevo mostrarvi come questa gonna, che è comunque una gonna in denim, quindi un capo molto casual, però può diventare anche un capo elegante, perché il taglio e il modello di questa gonna secondo me è molto elegante e sensuale. Il denim va a dare un po' contrasto a questo stile, e così ho voluto abbinare per una serata magari fuori un body a costine con questo scollo bello ampio che faccia vedere la parte del collo, e
Poi, insomma, questo body è carinissimo perché ha le maniche a tre quarti, sono delle maniche arricciate, è davvero molto bello, mi piace un sacco. Ho voluto indossarlo con delle décolleté che sono, secondo me, una calzatura molto molto elegante e come accessorio, come borsa, ho indossato la mia pochettina, quella acquistata su Amazon con tutti questi finti diamanti e paillette che, sapete, mi piace tantissimo, soprattutto per quanto riguarda la sera. Per coprire poi la parte superiore sono andata ad indossare questa pellicetta ecologica che ho già da qualche anno, che avevo utilizzato ad un matrimonio. Sono sincera, non riesco mai a sfruttare perché d'inverno fa troppo freddo, ma nella mezza stagione così si può mettere tranquillamente e tiene anche tantissimo caldo, quindi ho voluto completare il look in questo modo. Passiamo all'ultimissimo look, dove volevo indossare degli stivali colorati per mostrarvi come questa gonna stesse molto bene anche con degli stivali colorati. Quindi vi ho mostrato il look di oggi, che sto indossando oggi. Ho indossato appunto come protagonisti questi stivali rossi con questa stampa finto coccodrillo che mi avete già visto, sapete che ce li ho dall'anno scorso. Devo essere sincera, quest'anno li ho indossati pochissimo, ma perché in realtà le occasioni per uscire non sono state tante, neanche durante questo inverno, quindi sono quelle cose che rimangono un po' lì perché sono particolari e sono da magari indossare quando si esce, non sono le cose che io indosso tutti i giorni. Ad ogni modo, protagonisti questi stivali, ho voluto mantenere un po' per il resto del look il colore degli stivali, quindi sono andata ad indossare questo maglione a scatola cropped con questo collo alto di H&M di qualche anno fa, dello stesso, più o meno, insomma, non dico dello stesso colore, ma della stessa tonalità degli stivali, quindi un po' che va su, che vira sul vinaccio, sul bordeaux. E poi come borsa sono andata a mettere la mia borsa a mano di Parfois, quella color, anche in questo caso vinaccia, che va a riprendere proprio il colore, le tonalità degli stivali e del maglione. Ho deciso di raccogliere i capelli per mostrare bene i due cerchi che indosso, che sono dei cerchi Anna Luisa, e vi lascio qui sotto in info box uno sconto del 20% perché ho uno sconto per voi, perché mi sono state inviate, insomma, alcune cosine, tra cui appunto questi cerchi e la collana con pendente che indosso in questo outfit, che è, insomma, la collana più corta, è una collanina della nuova collezione di Anna Luisa, quindi vi invito, insomma, ad andare in info box per vedere. Ed ho appunto inserito questo layering di collane perché mi piaceva molto l'idea. Queste erano tutte le mie proposte look per indossare questa gonna. Io spero, come sempre, il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio tantissimo per essere rimasti sintonizzati qui. Lasciatemi un bel like e, come sempre, noi ci vediamo mercoledì con un prossimo video. Ciao!